Lo statalismo è il culto religioso più grande del mondo. Un caro saluto e grazie di essere su Canal 104 Plus. I video di questa settimana che non potete vedere su YouTube sono: le industrie farmaceutiche vogliono comprare in media. Le prove mostrano che il sistema di identificazione biologica è già stato implementato e l'ebreo internazionale di Henry Ford. Tutti i video li trovate nella pagina web Indice Alfabetico, dove a disposizione avete oltre 3.000 voci da consultare per le vostre ricerche indipendenti. Link nella descrizione del video. Il governo è la più grande finzione attraverso la quale ognuno cerca di vivere a spese di tutti gli altri. Claude Frédéric Bastiat. Lo statalismo è il culto religioso più grande del mondo, dove le persone credono che i governi abbiano diritti specifici che loro non posseggono. Le leggi non sono altro che minacce scritte per poter consolidare con la violenza qualora non ci conformiamo con quelle leggi scritte. L'autorità è un concetto ingannevole. Permette a tutti quelli che si sono auto-insigniti o che sono stati eletti attraverso raccomandazioni di altri già in carica, possono stabilire con o senza il nostro consenso di renderci e tenerci schiavi dentro al sistema. Alcune persone affermano che non siamo in grado di governarci perché diventeremmo selvaggi senza un governo che detti ciò che dobbiamo o che non dobbiamo fare. Le persone che fanno affermazioni come queste in realtà non sono in grado di vedere che coloro che oggigiorno fanno parte di questi governi o di queste istituzioni sono esseri completamente incapaci di governare, perché dipendono dalle direttive e dai regolamenti stabiliti dai loro superiori, il che li rende delle figure retoriche paradossali. La programmazione delle autorità fa sì che le persone credano di essere meno importanti o meno valide rispetto a chi fa parte di quei gruppi di persone dei governi o delle istituzioni. Questo è dovuto ad altre cause di programmazione, attraverso la paura della polizia che potrebbe arrivare per punire coloro che non hanno obbedito al regime. Tutti gli individui di questi gruppi che affermano di possedere autorità hanno il potere solo per il credo ereditato e lo rinforzano con ulteriori minacce se non violenza. Le persone hanno paura delle autorità, dei governi e delle istituzioni. Per le stesse ragioni, loro, l'élite, hanno paura delle bande di criminali armati. Ma giustificano loro stessi perché credono che la loro autorità sia legittima. La società che conosciamo è una schiavitù moderna, ma in realtà nessuno ha mai dato il consenso perché il fondamento di tutto ciò è possibile con atti di minacce e violenza. Il consenso viene accordato per qualcosa perché in realtà vogliamo partecipare, ma non perché siamo forzati. Non dobbiamo dare il consenso alle persone che vogliono governare, e votare è un ulteriore concetto illusorio che permette al sistema dello statalismo di continuare ad esistere. Siamo veramente capaci di governarci. Dobbiamo semplicemente liberarci dalla fede nello statalismo, discutere e prendere decisioni reciproche che riguardano le nostre vite. Al diavolo le loro.